Però Riccardino piange. E lo tengo io. Ok, la registrazione si è avviata. Perfetto. Allora, tanto se diciamo cose strane, tagliamo, che poi non è vero. No, giro ci metto io le mani. Allora, dall'altra parte abbiamo Nicoletta e Ilenia ci farà un entré, come di solito la faccio io. Adesso c'è anche Riccardino, per chi non lo conoscesse, che in realtà nel nostro programma lo conosco. Allora, intanto io vi avvio del fatto che questo qui è il primo ufficialmente armadillo parlante fatto in remoto, che noi armadillo parlante ci piace farlo di solito incontrandoci, invece è il primo fatto in remoto, ci stiamo convertendo anche noi per questi momenti, insomma, un po' così, a fare un armadillo parlante in remoto. Vai, parti Ilenia. Allora, ci presentiamo, quindi io sono Ilenia per quanto riguarda la Secchei, una parte che normalmente non, come dire, figura davanti, e oggi abbiamo come ospite Nicoletta, che è la proprietaria e la responsabile di Amrita, un'azienda che realizza fasce e supporti per portare i bambini. Quindi passiamo insomma dai bimbi molto piccoli fino ad arrivare ad un'età di 4 anni circa. Io quindi sono qui solo per fare le domande stupide oggi, eh? Quindi io sono quello che si defila e fa soltanto le domande stupide. Tanto ciao Nicoletta, come va insomma? Dopo ciao Matteo, ciao Ilenia. Ma va tutto bene, dai, noi siamo tutti abbastanza tranquilli, nonostante siamo in un'area abbastanza toccata, perché siamo un po' nel fulcro, siamo vicino sia tra Bergamo e Milano, quindi assolutamente è un'area calda, però siamo fortunati in questo senso, quindi familiari, amici, stanno tutti bene, molto bene, quindi molto bene assolutamente. Voi come vi trovate in questo momento di quarantena? Beh, effettivamente, guarda, già il fatto che Ilenia partecipi a un video, so capire quanto siamo, cioè, no, nel senso che effettivamente ci stiamo un po' convertendo, nel senso proprio letterale del termine, secondo me stanno cambiando tante cose, al di là del coronavirus, penso che a nessuno di noi sia mai capitato di stare 30, 60, 90 giorni dentro casa chiuso. E penso che cambi un pochettino la vita di tutti. Questo probabilmente lo vedremo una volta che tutto questo finirà, ma effettivamente stiamo vivendo il cambiamento più che altro. Allora, Nicoletta, più che altro Ilenia è rimasta estasiata da il tuo sfondo, il background. Okay? Non è una foto di quelle tipo 3D che lei è scontornata no, con lo no, sfondo. No, è vero, guardate, è vero, in realtà. Però se volete vado anche a toccare, così. Allora, intanto Nicoletta, partiamo dalla domanda più stupida. Che cos'è una fascia? Perché molti di noi, effettivamente io adesso lo so perché ho Ilenia che mi ha instradato a questo mondo delle fasce, però non tutti sanno che cos'è una fascia, insomma. Una fascia è un supporto, è un pezzo di stoffa, per dirla molto semplicemente, che può essere lungo variabilmente. Indicativamente in Italia parliamo di 2,5 metri fino ai 4,60 metri, anche 5 metri. Indicativamente questo è il target che noi italiani, noi europei, anche gli statunitensi, diciamo noi occidentali, abbiamo dato alla fascia. Poi in realtà la fascia nasce in contesti molto più tradizionali e può essere sia un supporto dedicato, quindi un pezzo di stoffa dedicato solo al portare, oppure può essere un pezzo di stoffa che viene usato per diversi motivi, come scialle, per il trasporto, come borsa, e poi viene usato anche per portare i bimbi. Ok, no, perché le domande che poi fanno di solito a Ilenia, io te le riporto, insomma, no? Della cosa, diciamo che i più eruditi gli dicono: ah, porti le fasce come le africane, no? Nel senso, no? Tutto il resto che di Sì, solito sì, no? sì. È la cosa più semplice, perché in realtà vediamo in giro, è uno degli esempi, tra virgolette, di solito è quello che vediamo di più con questi bambini che stanno all'interno di queste fasce, ma Ilenia mi spiegava che è un modo diverso, un pochettino diverso, sia di fascia che di portare, insomma. Sì, abbastanza.
Noi diciamo anche qui si dice, anche se noi stiamo in due aree geografiche abbastanza diverse, noi diciamo così spesso perché le donne che portano, le donne straniere che portano in Italia e l'immigrazione italiana viene soprattutto da quelle aree e non so, spesso sono donne senegalesi, ghanesi che ancora mantengono le loro tradizioni. Se noi avessimo una forte migrazione di persone che vengono dall'Indonesia, dall'isola di Giava, diremmo che si porta come le indonesiane. Quindi certo. Sono modi diversi perché... Dimmi. No, perché in realtà molti poi pensano che sia una cosa new age, no? Cioè nel senso che la fascia sia un'invenzione dei tempi nostri perché vogliamo fare, no, le persone diverse che portano i bambini nella fascia, ma invece in realtà, come stavi dicendo, anche in tantissime altre tradizioni in realtà. Sì, ma tradizioni molto antiche, sì, anche, no? Forse ce lo siamo un po' dimenticato, perché poi fondamentalmente anche le nostre bisnonne, no, però forse qualcosa ancora indietro, trisavole, sì, utilizzavano comunque dei supporti, diciamo, per portare i bimbi nei campi, insomma, quindi noi ce lo siamo forse dimenticato, lo stiamo riscoprendo poi adesso, fortunatamente. Diciamo che vengono da tradizioni in cui era più necessario avere il bambino con sé, trasportare il bambino, non lasciarlo magari nella culletta, nella carrozzina, che comunque è stata inventata anche abbastanza recentemente. Io so di bisnonne effettivamente qua, soprattutto le zone del Pavese, che andavano nei campi con la fascia, quindi bisnonne ci potrebbe stare, anche se effettivamente io la mia bisnonna con la fascia non l'ho mai vista e non arrivano queste notizie nella mia famiglia. Una diapositiva che poi non ce l'hai il cellulare appresso? No, però lo vado a prendere. Abbiamo una diapositiva perché Ilenia invece l'ha fatto mettere a mio nonno, quindi ha fatto portare Riccardino al bisnonno con la mia fascia di Star Wars, oltretutto, e mo devo prendere la diapositiva. E questa è una cosa interessante perché poi vediamo che ci sono, adesso ti riporto anche insomma i commenti poi, no, che poi li conoscerai sicuramente tutti quanti, no, però devo dire che trovo che ci siano un po' due fazioni, una molto incuriosita, no, anche ti parlo anche di terza età, ti parlo anche di persone molto grandi, una molto incuriosita. Per esempio ho mio nonno che dalla prima volta che l'ha visto, messo Riccardino in quel modo, Alessandro messo in quel modo, ha detto guarda, sta come un pascià, cioè nella sua condizione, meglio di così non si può portare un bambino. E poi c'è la signora che ti avvicina e fa ma sei sicuro che respira, capito? Cioè, no, nel senso, così lo uccidi. Sì, lo uccidi anche, ci sono stati esempi anche di così lo uccidi. Abbiamo una diapositiva che ti farò vedere da sopra. Ecco, questo è mio nonno con Riccardino. Vedi? Che bello! La mia faccia di Star Wars. Nel senso che quindi ci sono queste due fazioni. Quindi spieghiamo intanto che la fascia non fa male, ovviamente, ai nostri... Quali sono i vantaggi di portare un bimbo in fascia? Allora, i vantaggi sono sicuramente il contatto continuo, quindi tutto quello che deriva dal contatto, che può essere l'ossitocina proprio come biochimica, quindi come cosa quantificabile, studiabile, ci sono diverse ricerche su questo, il fatto che stando continuamente in contatto si rilascia più ossitocina, quindi cosa fa l'ossitocina? Di solito noi la conosciamo per il parto, perché è quella che aiuta a far, è l'ormone che aiuta a far contrarre l'utero, però in realtà l'ossitocina fa un sacco di cose e serve tantissimo per l'attaccamento, quindi per la relazione, per elaborare eventualmente delle problematiche che ci sono state durante il parto, durante il preparto, e per stimolare una più efficace relazione, un legame più saldo. Ma questo sempre, questo non è una cosa che succede solo con i bimbi, solo quando portiamo in fascia, anche se noi facciamo un bel pranzo, stiamo insieme, ridiamo, siamo in compagnia, quello è un momento in cui l'ossitocina scorre, e infatti poi nel post pranzo, quando abbiamo mangiato un po', c'è il momento di pennichella, quello è il momento classico del rilascio dell'ossitocina, che si sente dietro sulla schiena di solito, si sente quel pizzicorino, ecco, quello è ciò che aiuta a
sedimentare i legami, sedimentare le buone memorie. Inoltre l'ossitocina serve tantissimo per l'allattamento perché aiuta non a produrre ma proprio a far fluire il latte e quindi aiuta tutte quelle mamme che hanno necessità, che hanno difficoltà o che magari solo stanno cercando di potenziare o calibrare un pochino l'allattamento. Aiuta anche a curare le ferite, questa cosa si sa poco. Però se io ho avuto dei problemi, anche solo qualche punto, piuttosto che magari un taglio cesareo durante il parto, l'ossitocina, quindi lo stare in contatto, ravvicinato, mi aiuta a curare più velocemente la ferita. Poi quindi, dal punto di vista... Cioè, accelera proprio la guarigione sostanzialmente. Sì, assolutamente. Praticamente noi quando c'è un taglio, in questo caso parliamo di taglio cesareo perché è quello che può essere più facilmente connesso, abbiamo in circolo il cortisolo, che è un ormone dello stress che fa sì che tutto il corpo metabolizzi in modo da allarmarsi, diciamo, il corpo si allarma perché c'è un'emergenza. L'ossitocina invece è quella che piano piano va a ravvicinare i tessuti, a curare più facilmente la ferita, che già è un processo che il corpo è in atto, ma con l'ossitocina in circolo si combatte il cortisolo e quindi rimane più... Certo. Un processo più veloce. Per esempio mi mancava, non lo sapevo. Ti mancava? L'abbiamo trovata, eh? Come fa a dire parolacce? Vabbè. No, ci sono i bimbi. Ci sono i bimbi. Poi parliamo, insomma, a famiglie. A famiglie, anche no, possiamo stare. Perché in famiglia non si dicono le parolacce, questo poi è uno di quei... No, però perlomeno cerca di non promuovere un linguaggio non lo che promuoviamo, non sia, no? Non lo promuoviamo. E quindi, cioè, nel senso che infatti, ti dico per esempio la mia esperienza personale, no? Inizialmente quando ci siamo avvicinati alle fasce, in realtà si è avvicinata Ilenia alle fasce quando è nato Alessandro, effettivamente, inizialmente magari è normale... essendo una cosa nuova, anche se non è così nuova, è normale avere un atteggiamento, no, un po' timoroso, si regge il bambino nella fascia, oppure ecco... Ti aiuto a legare, è la cosa che ci viene detta più spessa, no? Perché soprattutto quando magari si mettono dietro, no? Che quindi la mamma fa tutto da sola, il papà fa tutto da solo, che se lo gira dietro da davanti, la prima cosa è, oddio... Ma adesso non è che ti cade, non è che sta... E ancora, per esempio, nel mio caso ho delle cose di... Ma sarà legato bene, l'ha fatto bene. Però devo dire che dopo averlo provato, dopo averlo sentito... E questa è una di quelle cose, ecco, perché tu quando abbiamo parlato prima di fare il video mi dicevi che ti manca un po' il contatto proprio con le persone che acquistano, no? La fascia, perché la fascia va vista, vissuta, va conosciuta, va toccata, va proprio messa, indossata col bambino. Allora a quel punto capisci quanto è, non lo puoi capire prima di indossarla. Noi, questo è un po' un parallelismo, perché noi anche con i nostri mobili abbiamo lo stesso effetto, nel senso che è difficile che una persona comprenda un mobile ecosostenibile che funziona, si sente, si vede, ti tiene tutto il resto, finché non lo prova. Quindi in questo momento viviamo in realtà un po' un impasse di non contatto. Paradossalmente vendi una cosa che fa contatto senza avere un contatto di persone. Come stai vivendo questo momento e il momento delle fasce, insomma, il mondo delle fasce, come sta vivendo questo momento? Sta vivendo una riorganizzazione. Io personalmente sono nel mondo delle fasce su due rami, cioè io faccio proprio tutta la parte di produzione e vendita perché ho un negozio online e perché mi occupo proprio a monte della creazione, quindi dal disegno al lavoro con la tessitura piuttosto che poi la cucitura, e da quel punto di vista un pochino riesco comunque a lavorare perché come vedete io in casa qualcosa ce l'ho, non ho tutto, però la mia macchina a cucire, le mie quattro cose, le mie possibilità per disegnare ci sono. Però sicuramente dal punto di vista del mercato, il mercato è un po' fermo. Dopo ci spieghi come si fa una fascia di per filo e per segno, se ce lo puoi spiegare. Ok. E dal punto di vista, il secondo punto di vista invece è quello di contatto diretto. Cioè il mondo delle fasce, oltre alla fascia fisica tangibile, ha un grandissimo lavoro, che secondo me è ancora più grande del lavoro che effettivamente viene fatto con le fasce, di...
rapporto con le persone, quindi di consulenza, perché la persona che può aver comprato la fascia da me oppure no, oppure si avvicina al mondo e vuole capire, cioè per X motivi, sono tantissimi, si avvicina al mondo del portare e cerca un'esperta, che può essere una consulente, per capirne qualcosa di più, può essere capire la legatura specifica, può essere capire che cosa andare magari a scegliere per un suo futuro. Certo. Quella parte è la parte un po' più, secondo me, che ne paga di più in questo momento, perché tantissime consulenti si stanno riorganizzando online, anzi ti dirò, si sono riorganizzate anche velocemente online, però io stesso ho fatto delle consulenze online, ma le avevo anche già fatte nella mia vita, perché a volte capita di insomma avere una persona lontana con una richiesta specifica, però è un'altra cosa, è proprio un altro mondo, non solo per il mettere le mani, perché io ti dico, spesso nella legatura della mamma, del papà, che non sono totalmente competenti perché ancora stanno imparando, io non ci metto le mani, a meno che c'è proprio il bimbo che vedo che insomma è lì un po', però è tutta una situazione di contesto, cioè nel momento in cui la mamma e il papà entrano dalla porta vedi subito come tengono il bambino in braccio, se lo tengono in braccio, se tengono la sdraietta dove te l'appoggiano, la mettono lontano, cioè tutta una situazione di relazione di contesto che dal che non vedi con il video, e quindi una serie di informazioni che sono dietro, sono a monte della consulenza, puoi chiederle, ma a volte non ti arrivano. E poi anche proprio per l'insegnamento, cioè insegnare una legatura a distanza è molto differente, cercare di far vedere come tirare l'orlo, come spostare, no ma prova quell'altro modo, e non è così facile, anche per me vedere effettivamente cosa una persona sta facendo. Però diciamo che ci si riorganizza perché anche in questo momento i genitori hanno bisogno, e quindi se io sono una mamma e ho i due bimbi a casa e avevo appena comprato la fascia, mannaggia non ho fatto tempo a fare la consulenza, è passato un mese, sono a casa da un mese, devo trovare un escamotage, e quindi in qualche modo comunque no, tutorial, video. Esatto, i bimbi e le famiglie hanno molto bisogno di poter utilizzare i supporti, perché in questo momento è fondamentale poi saperli utilizzare e riuscire poi a farlo. Cioè il fatto di avere un supporto che comunque ti aiuta nel gestire la casa e nel gestire comunque lo stress del bambino, che comunque ha una routine completamente diversa da quella che aveva prima, è fondamentale, insomma, secondo me. Quindi sì, ben vengano le consulenze online, speriamo che tutta sta storia finisca presto, però. E allora partiamo dal reparto consulenza, secondo me, anche secondo me è quello più interessante, comunque quello che si sviluppa un po' di più, anche perché per esempio l'esperienza nostra è di aver fatto almeno due consulenze prima di comprare la prima fascia, proprio perché questo aiuto, no? Perché la fascia, ok, si fa, si compra tutto, oltre voi anche all'estero si producono molte fasce, da quello che ho capito, tutto il resto, quindi tu puoi anche comprare la tua fascia, che può essere un bellissimo scialle, un bellissimo coso, oltre oddio tutto. dipende dalla misura sì. Se no viene un bello scialle lungo, no, dicevo un mifi praticamente. Sì, un vestito. Però se non c'è una consulenza, se non c'è un aiuto, poi tanti video su YouTube, tutto quello che vuoi, però pure io inizialmente noi abbiamo cercato di farlo col video su YouTube, ma come dicevi non c'è tutto quel contesto, no, e poi anche se becchi male sembra che praticamente tu stai, non so, salsicciando qualcosa, quindi cioè se becchi il video sbagliato no, pure lì certo vai a tastoni. Invece pure una persona, anche dalla parte della mamma e del papà, no, quando entrano a fare una consulenza capiscono anche la persona dall'altra parte, capiscono se si possono fidare, come si possono fidare, no, c'è tutto un rituale anche dalla parte del genitore che è importante, che su YouTube è un po' difficile, cioè nel senso su YouTube c'è la tizia che se lega il ragazzino dice si fa così, punto, no, basta. Vabbè, dipende, poi dipende dai tutorial, però sì, ma non sei in grado, non, no, sei in grado, non c'è uno scambio umano, è quello che in questo periodo in realtà stiamo più soffrendo, certo, che ci è stato tolto poi fondamentalmente lo scambio comunque tra esseri umani, sì, che non fa fluire l'ossitocina. Allora, tu dicevi che la fascia è un pezzo di stoffa, no? Sì. Ma io so di per certo che non è un normalissimo pezzo di stoffa, ma
Non è vero neanche questo, non possiamo, diciamo, dire così. Come si fa una fascia? Che differenza c'è tra una fascia, perché oltretutto reggono tanti chili, tanto peso, no? Quindi non è che noi prendiamo un pezzo di lenzuolo e ce lo leghiamo addosso e portiamo il bambino. No, ci sono vari tipi e si fa in un certo modo. Mi permetti di dire una cosa contro la mia personale economia e contro il 99% del mondo del baby wearing che da domani mi messaggerà. No, in realtà nasce così. Cioè, dobbiamo assolutamente, secondo me, e questo lo dico da consulente, da persona che ha provato, cioè, secondo me dobbiamo un attimo rivedere questa teoria. Perché se io, mamma, sono a casa da sola, non ho i soldi per permettermi una fascia e ho il lenzuolo, io posso usare il lenzuolo, assolutamente sì. Magari che non sia strappato, che non abbia cuciture in posti strani che potrebbero far danni, però lo fanno in tantissimi posti del mondo questa cosa, quindi non è che non lo posso usare, assolutamente. Io sono totalmente a favore di questo. Il peso del tuo bimbo che fa 18 kg, però quello è un altro paio di maniche. Che poi ci sono dei se, dei ma. intendevo questo, nel senso che in realtà magari per un bimbo piccolino come Riccardo, che pesa 7-8 kg, ti leghi quella cosa. Io poi ho sentito le differenze tra le fasce, no? Quindi tra una fascia di magari di solo cotone, però comunque di un valore più basso, quindi trattata in un certo modo. Adesso qua non so, sto dicendo sicuramente delle eresie, però insomma ho provato la differenza tra più... Nicoletta più o meno sbianca. Ho trovato la differenza tra più fasce, ok? Sì, ne abbiamo diverse a casa, non così tante. No, non così tante assolutamente, ma ho trovato la differenza tra più fasce e ho sentito come scaricano il peso addosso, come ti aiutano in determinati momenti, alcune sì, alcune no. No, infatti, perché mi ascolti. Hai visto? Ti ascolto, l'ascolto. Ti ascolta anche, perché le ha provate lui. E in poche parole devo dire che per esempio quando porto Alessandro, che già fa 17-18 kg, determinate fasce dico no amore, ma che ne pensi, magari usiamo quest'altra perché mi trovo meglio di qua di là, perché effettivamente hanno un diverso tipo di cose. Certo, possiamo utilizzare lenzuolo, possiamo utilizzare anche delle fasce che non abbiano dei costi esagerati, perché poi da quello che so e che ho visto ne esistono veramente da prezzi comunque accessibilissimi a prezzi astronomici, però effettivamente anche se io ho poco budget posso acquistare una fascia. Assolutamente, no, ma ci sono delle differenze, perché se no io le fasce non le farei vendere lenzuola. È solo un diciamo un pro e anche un aprire gli occhi su un mondo che porta senza dover per forza guardare all'economia e a spendere tantissimi soldi per le fasce, assolutamente ci sono delle differenze e ci sono soprattutto per quello che dici tu, cioè nel momento in cui io devo portare un bimbo che inizia a pesare, lo sento, lo scarico del peso, l'avvolgenza di un supporto di un certo tipo, e adesso parliamo di cosa significa di un certo tipo, è sicuramente differente da quella del lenzuolo, ciò non toglie che poi si possa usare comunque. La differenza in cos'è? Allora, le fasce tradizionalmente in Italia diciamo che sono a trama diagonale, che se voi andate da un tessitore vi guarda in faccia e vi dice, cioè, che cosa vuol dire quella cosa lì? Perché in italiano non significa nulla, sono delle saie, sono delle tipologie di rasi, sono delle lavorazioni a telaio che fanno sì che effettivamente ci sia la diagonale. E quindi quando io uso, faccio una prova su un tessuto che noi chiamiamo a trama diagonale, se io tiro in orizzontale o in verticale il tessuto rimane stabile, ma se tiro in diagonale sembra quasi elastico. È come se avesse una percentuale di elastina, che in realtà non ha, che è data dalla lavorazione del tessuto. Questa cosa normalmente il cotone del lenzuolo non lo fa. E quindi risulta meno avvolgente sul nostro proprio corpo e sul corpo del bimbo, quindi dà una sensazione molto differente. Questo per l'avvolgenza, idem per lo scarico, perché il fatto di avere queste lavorazioni particolari, il fatto di avere molte battute, il fatto di avere diverse fibre anche, quindi poi adesso ci addentriamo sulla cosa un po' più complicata, fa sì che lo scarico del peso del bambino sia differente. Sì. Ok.
e in questo giocano, dicevamo, le fibre. Riparto dalla tua domanda su come nasce una fascia, quindi okay, ritorniamo da lì. Ok, allora, una fascia nasce, dipende da dove parti, perché potrebbe nascere dalla semina del campo per far nascere il lino, però diciamo che nasce dalla selezione della materia prima, che può essere, nel mio caso, prettamente italiana, europea, può essere importata, può essere anche in quelle italiane e europee ci sono diverse qualità, può essere più purificata, può essere meno, dipende molto dalla provenienza del materiale. Ne segue la filatura, la lavorazione, diciamo, quindi raccolta, filatura, diversi tipi di filatura. Queste sono operazioni che non faccio io, per quello io dico sì, io ho Amrita, però lavoro con tutta una serie di professionisti, perché per me non sarebbe possibile, comunque lavoro artigianalmente, ok? Aspetta, cioè, un attimo, no, partendo dalle fibre, perché poi io per esempio l'ho scoperte col tempo, noi non abbiamo solo il cotone, abbiamo anche, citandone qualcuna, insomma, il lino, la seta anche all'interno di alcune, la lana, diciamo che di solito hanno tutte provenienze più o meno naturali, insomma. Sì, si sceglie eventualmente di farlo. Perché esistono anche, perché fino adesso tu mi hai fatto vedere soltanto no, il mondo. No, noi sposiamo il pensiero di Amrita e mi pare solo ovvio. Fibre naturali. Solo fibre naturali. Mi sembra che voi prediligiate il naturale anche nelle vostre attività, quindi... No, quindi io non sono proprio a conoscenza del mondo non naturale, non capito? Esistono, vero? Però... Non esistono, tutto il resto non esiste. Non esistono. Okay, per me non esistono, però esistono, no, esistono, okay. e abbassano i costi delle fasce in realtà. Quindi quando le fasce costano tanto ma hanno le fibre artificiali, sai che c'è dietro un altro tipo di lavorazione. No, sì, esistono, sì. Perché funziona così, praticamente c'è tutto il panorama delle fibre naturali, che possono essere vegetali o animali, perché già tu hai messo nelle fibre naturali giustamente il cotone, il lino, che poi possono essere bambù, la canapa, poi se vai sulle cose strane c'è, che ne so, il kapok, per dire, l'ortica, sono già fibre un po' più particolari, però sono sempre fibre. Ci sono fibre animali, quindi abbiamo la lana, poi possiamo avere la visugna per avere la cosa più strana, il cammello, l'alpaca, la seta classica. Poi ci sono tutta una serie di fibre che non sono, si pensano naturali, però in realtà sono dei rigenerati, tipo il tencel, quello un po' più classico, quello che si conosce un po' di più, perché sono anni che ormai col tencel si fanno i materassi, per esempio, o l'aloe anche, cioè sono delle fibre che sono delle cellulose. Questa operazione può essere fatta anche col bambù, anche la stessa fibra di bambù, a volte anche l'ortica, vengono fatti a volte col procedimento proprio di sfibratura della pianta e viene lavorata la fibra, oppure questa cellulosa. In pratica sono dei reimpasti di cosa? Dipende dalla pianta, a volte sono i rametti, a volte sono gli scarti dei rami, oppure nel caso per esempio della canna di bambù, gli scarti delle canne più lunghe, a volte ci capitano dentro anche comunque i fiori, per esempio nel caso della rosa, piuttosto che le foglie, e viene tagliuzzato tutto, reimpastato, creata una sorta di cellulosa che non è proprio una fibra non naturale, ma non è neanche totalmente naturale, perché spesso si usano comunque dei processi chimici, sono delle fibre artificiali praticamente. E vanno molto, queste vanno molto per le fasce, sì, sono quelle un po' più particolari. La fibra di rosa è una un po' più eclatante, dici wow, la fibra di rosa, in realtà sono cellulose, ok, che vanno bene, sono certificate, se comunque il processo di lavorazione è controllato vanno bene, sono meno sostenitive di solito, nel senso che essendo cellulose cosa succede? I vari pezzettini, i micro pezzettini che sono stati usati, piano piano, quando io porto un peso importante, vanno un po' separandosi rispetto a una fibra lunga che rimane fibra anche a trazione forte, rimane sempre nello stesso modo, certo, ferma. E queste si usano molto. Io non le uso per scelta, perché preferisco sempre materiali naturali, perché in realtà perché sono stata una bimba e un'adolescente molto allergica a tantissime cose, proprio di contatto, di pelle, quindi spesso prediligo il colore chiaro perché porta meno allergie, prediligo la fibra naturale piuttosto che quella trattata per lo stesso motivo.
raramente metto cose sintetiche. L'urex, per esempio, l'urex è totalmente sintetico. Io ho una fascia con una minima percentuale di l'urex perché faceva un po' Natale, era carina, però normalmente nelle mie fasce non lo trovi, per scelta, ok? Sì, no, no, infatti noi facciamo un armadillo parlante con te, non per, insomma, per motivi strani, per questo, cioè nel senso che poi i lavori che tutti facciamo sono una nostra scelta, sono una nostra idea, e io per esempio, ecco, non sapevo neanche dell'esistenza delle fasce, per me erano sconosciute, non ho mai avuto visione di nessun tipo. No, però a onor del vero abbiamo una fascia mista tencel. Qual è? Quella che è ritornata adesso ultimamente, che tra l'altro è stata tagliuzzata. È stata tagliuzzata, sì, per fare altre cose. Era molto barbara. Si vede, sì, che non teneva abbastanza. Sì. No, era... scaricava poco. Era fantastico, solo che, questo un piccolo inciso, abbiamo fatto un regalo alla nonna, quindi alla mamma di Matteo, perché questa fascia ha portato entrambi i bimbi, e quindi per il suo compleanno abbiamo... tagliuzzato lei e l'abbiamo fatta diventare, tramite una fantastica artigiana, una borsa, insomma, è un midori, quindi sì, poi, avrà per sempre, tra virgolette, questo qui poi magari ne parliamo alla fine del processo, perché effettivamente poi le fasce non muoiono, cioè nel senso che uno dice, ah sì, mo mi compro la fascia, mo faccio un bimbo, mo ne faccio il secondo, mo faccio il terzo, ma una certa, no, sta fascia no. Faccio. Che ci faccio, me la le contesta, che potrebbe essere, no? Sempre anche fatte... i turbanti. Anche i turbanti, sì, hanno senso. Però quindi, allora, dopo la fibra, la scelta della fibra, che nel tuo caso è una fibra naturale, che abbiamo capito per quale motivo, insomma, è anche più buona rispetto a altri tipi di cose, c'è un professionista comunque che poi lavora questa fibra. C'è la filatura che, allora, prima viene appunto pulita la fibra, poi dipende proprio di che fibra si tratta, e poi c'è proprio tutto il processo di filatura piuttosto che di pettinatura, ritorsione dei fili, perché un filo non è detto che sia un semplice filo lavorato e rigirato su se stesso, a volte sono più fini, a volte servono dei titoli diversi. I titoli sono lo spessore dei fili, a seconda dei telai che hai, a seconda del lavoro che vuoi fare, a seconda dei blend, dei mix di fibre che vuoi fare, servono dei titoli di fili differenti, quindi bisogna cercare, a volte c'è direttamente il fornitore che ha quel titolo, a volte invece è la filatura che ti dice, ok, ti metto insieme io i due fili, e quindi diventa del titolo giusto. E arrivati a quel punto, questo è un processo un po' macchinoso, un po' più magari difficile da comprendere. La tintura può essere fatta prima o dopo, se c'è, magari non c'è, perché io per esempio ho anche delle fasce che totalmente sono naturali, senza tintura, senza sbiancatura. Si può tingere dopo, si può tingere prima tutta la matassa, diciamo, a seconda di nuovo dell'effetto che si vuole ottenere e anche della fibra. E poi queste matasse vanno a finire in tessitura, e quindi da lì è come se fosse una mega spoletta, diciamo, ho una rocchetta, ok? Quello che arriva in tessitura è una rocchetta, non so se vedete, ci provo, guardate no, mi si è staccata la webcam, mannaggia. Non ti preoccupare. Vedetela in alto? Vedete, sono dei fondi di coni, sono i fondi delle rocchette, che tanto in tessitura non si usano più perché il filo è troppo... sarebbe troppo corto, è troppo poco. Okay. Sì, sì. Certo. Mi vedete? Sì, sì. Come no? Perfettamente. Ho la webcam che sta decidendo anche lei di lasciarmi, qualche problema, però se mi vedete va tutto bene, ok. Benissimo, sì sì, a posto. Per ora va tutto bene. Allora, si preparano con quelle rocchette lì, cosa succede? Si prepara l'ordito, quindi si prepara una base di fili che è quella su cui batterà la trama, quindi ci sono di fatto due fili nella tessitura, magari anche di più, però ve la sto semplificando, una base di fili tutti dritti e una trama che va dentro, fuori, creando il disegno. Nel mio caso io uso telai jacquard, quindi crea proprio un disegno mentre batte il filo, nel battere fa già la forma. Ogni tanto mi dicono, io vorrei stampare quel disegno, no, aspetta, stampare è un'altra cosa. Stampare non è nel mio vocabolario, cerco stampare ma non lo trovo, non c'è stampare.
No, perché poi è diverso, per esempio, stampando determinati tessuti vengono, cioè si possono fare esempio, degli effetti. Questa qui è quella che abbiamo tagliato, vedi? Mm-hmm. Quindi non è una stampa comunque. No, è il tessuto è che viene sì, girato in un certo modo all'interno e crea un disegno. Esattamente, può essere una cosa semplicissima, cioè può essere la righettina perché batte sempre nello stesso modo, oppure questo anche a seconda del telaio, una cosa più complicata, certo, più evoluta per il disegno. Per esempio, i telai a mano, quelli tradizionali, quella dei rebozo, per esempio, fanno disegni molto basic, perché è impensabile che una persona a mano faccia, non so, la mia onda, per esempio, è abbastanza complesso, quindi sono macchinari che creano quegli effetti. E che cosa succede poi? Con questo batti e ribatti della trama sull'ordito si crea l'intreccio, quindi si crea effettivamente il tessuto e poi si stacca la bobina dalla macchina, perché la bobina viene arrotolata e la bobina poi viene tagliata, cucita e da lì nascono le varie cose, a seconda di c'è bisogno una fascia, c'è bisogno un beidai, c'è bisogno un marsupio, perché poi io faccio marsupi da lì, da quelle stoffe lì, quindi... Okay. Ah, perché anche c'è poi tutto questo mondo e magari nella nostra storia italiana, dico, conosciamo un po' meglio, cioè io mio padre c'ho le foto che in Olanda mi portava a 6 mesi col marsupio, no? Questa storia del marsupio, insomma, a volte ci rimane più semplice da metabolizzare. Sì, delle cose veramente, cioè dei trabiccoli pesantissimi. Sì, no, poi il problema perché è che tipo di marsupio, no, che tipo di marsupio, perché non stiamo parlando, quando Nicoletta ci parla di marsupio, non sta parlando di andare, che te posso dire, alla Prenatal e dire quello costa 50 euro, quello così, quello dei plastici, quello dei acchi. Neanche se costa 150. No, che pure lì non è che i prezzi ci scherzano, cioè nel senso che noi abbiamo visto delle cose che costano veramente quanto una piccola utilitaria, quindi non è quello. Però non stiamo parlando, da quello che ho capito, di quel tipo di marsupio. No, assolutamente. Diciamo che negli ultimi anni sono nati molti marsupi, molte case proprio produttrici di marsupi, perché si è allargato questo mercato, cioè c'è di buono che tutta una fetta di popolazione che probabilmente la fascia non la usava o non la userebbe anche oggi, perché io capisco, quando tu Matteo dicevi un po' abbiamo dovuto reimparare, però insomma lo sapevamo già, sì, fino a un certo punto, perché noi, le nostre mamme, forse anche le nostre nonne non usavano 4 metri di stoffa per portare i bambini, cioè non li hanno mai usati, quindi nelle nostre generazioni non li abbiamo visti. Il marsupio è più vicino e c'è una grande parte della popolazione che al marsupio ergonomico ci arriva, cioè il marsupio fatto in un determinato modo che sostiene bene, che avvolge, sì, va bene, non prendo il marsupio brutto che magari costa tanto ma mi tiene le gambine a penzoloni, vado su quel target, però magari la fascia non riuscirebbe a... Non a utilizzarla, è proprio il vincolo mentale di dire io quella cosa lì non ce la faccio a mettermela. Sì, perché poi non cambia niente. Io ho avuto tre marsupi, che Elena ovviamente ha cercato il più possibile, no? Perché poi lì poi parliamo 5 secondi della posizione del bambino, perché poi tra marsupio e fascia, soprattutto tra marsupio commerciale, fascia e marsupio fatto bene, la posizione del bambino è una delle cose fondamentali che cambia. Io ho avuto 3 marsupi e posso dire sinceramente che io è un anno che uso la fascia in un certo modo, insomma un po' più spesso, e io lego molto più facilmente una fascia anche con una legatura chiamata complessa, che se adesso mi dici rimettimi uno di quei marsupi, io ti inizio a fare, allora sta stringhia va... No, è un classico, Capito? Uno cervello. Di questi appunto non ergonomici, perché inizialmente eravamo approdati in questo mondo del portare maniera... No, non siamo approdati, in poche parole. Inizialmente, quando è andato Alessandro, siamo andati alla Prenatal, abbiamo detto, ma sarebbe interessante piacere il marsupio. E ci siamo fatti consigliare... No, l'idea dell'alto contatto, insomma, c'era tutta la teoria. Poi nella pratica, chiaramente, ci siamo fatti consigliare rispetto alle nostre liste nasi, insomma, tutte queste stupidaggini, e chiaramente abbiamo acquistato una cosa che era assolutamente abominevole.
Tra l'altro l'ho regalata alla mia consulente e tuttora lei ancora mi dice: io lo uso per far vedere cosa non comprare, ma se io gli dico come si legge, cioè, come si legge, non lo so. Gliel'abbiamo regalato, regalato. Con tutto l'amore. Secondo me questo lo puoi far vedere perché è proprio un trabicco. No, non cioè, l'acquistate, grazie, ok? È molto difficile, dicevo, nel senso che noi siamo convinti che il marsupio abbia due cinghiette e fai così, ta-ta. Ma il marsupio è difficilissimo e oltretutto è... No, invece quelli ergonomici... Però sto dicendo che i marsupi normali hanno questo problema, e poi hanno questo problema quindi delle gambe del bambino, che se non mi ricordo male, poi tu sicuramente lo saprai dire meglio, non sono messe in una posizione consona rispetto a come viene portato in fascia in un marsupio ergonomico. Allora, torno a quello che stavi dicendo, nel senso che non è così strano quello che dici su fascio marsupio, eh? Perché spesso chi usa tanto la fascia, chi è abituato a usare la fascia, non ha questa grandissima familiarità col marsupio. Ma io stessa che faccio le consulenze per entrambi, per me è la fascia. E quando devo mettere il marsupio, sì, le cose basic, sì, ma se con la fascia mi invento anche di farmi il vestito, il marsupio appena c'è un po' più da regolare. Perché spesso, soprattutto adesso che ce ne sono tanti in commercio di diversi tipi, sto parlando solo di quelli ergonomici, eh. Ah, ok. Ce ne sono tanti, di tante tipologie, tanti con molte regolazioni, cioè da 3 mesi a 3 anni. Regolare un marsupio da 3 mesi a 3 anni sul corpo del bambino e poi su di sé, perché magari voi siete una famiglia, io vi vedo in video e guardo lei e guardo te e dico ma già non è che avete proprio lo stesso fisico. Regolare il marsupio tutte le volte è ingegneristico, cioè c'è qualcuno che mi dice ma io mi metto sta cosa, mi sembra una tuta spaziale, perché tutte le volte è così. Noi infatti inizialmente un marsupio per lei e un marsupio per me, cioè nel senso che è inutile pensare che il mio marsupio se lo potesse mettere anche lei e lei se lo potesse mettere il mio, cioè è proprio impossibile, è un po' come quando entri in macchina e ogni volta te devi regolare, no? E c'è stata mia moglie, allora io sono accrocchiato così davanti alla cosa e poi devi allungare la cosa. Effettivamente è quello fatto un po' più complesso, perché il volante con 3 secondi ti risistemi nella tua posizione, tra virgolette. Lo fai... No, lì con le stringhette e tutto quanto ci metti una vita, ci metti davvero una vita. Poi dipende, ce ne sono più immediati, alcuni meno, però sì, è così. E capita, a me capita di persone che vengono a fare consulenze, magari perché io comunque faccio consulenze anche su prodotti che non sono i miei, perché da quel punto di vista sono indipendente e quindi ne conosco tanti, anche io marsupi. E capita la consulenza per, non per usare, per sistemare il marsupio, cioè tu sistemalo che io poi quando lo lavo non lo tocco più, e il marito no, il marito si arrangia, tanto lui non porta poco, non fa niente, o viceversa, la moglie, no, tanto la moglie usa la fascia, non fa niente, capita, quindi assolutamente, è solo un vincolo mentale, che va bene, perché noi siamo esseri umani con cognizione, quindi... Però è il vincolo mentale di dire io non riesco a mettere la fascia lunga. Lunga è il lungo il problema. Io sto lavorando moltissimo sulle fasce più corte perché mi ci trovo meglio io, perché io sono una schizzinosa. E quindi quando esco di casa, a me piace la taglia 6, però quando esco di casa per fare il triplo sostegno e tocco in terra, inizio, e mi vedete, iniziate a vedermi quando scendo dalla macchina, quando sono... a tenere le code, a fare cose strane che la gente mi guarda come una matta, perché oltre alla legatura sto cercando di non far toccare in terra. E no, quindi io da lì ho lavorato tanto sulle fasce corte, poi io mi sono formata in Inghilterra e la prima legatura che mi ha fatto vedere era con una taglia 2, quindi forse il mio background già veniva... Parliamo di misura, quanto misura una fascia taglia 2? È corta. 2,60, 2,70 a seconda delle marche, corta. Si usa come una fascia ad anelli, è una fascia ad amaca. Che poi esiste anche, questa tipologia di fascia, volevo parlare, la ring, no? La fascia ad anelli, che in realtà per chi secondo me si vuole approcciare, per la mia esperienza personale, no? Per chi si vuole approcciare alle fasce, per esempio nel mio caso l'ho vista come una cosa estremamente... più semplice, tra virgolette, no? Te la infili, è un proprio... E poi è bello, perché io intanto la porto pure in giro, no? Cioè, nel senso, me la lascio, perché magari non c'ho delle cose... Che è pure un po' estetica, no? Perché c'è soltanto questa fascia qui che gira... Cesare. E ci sono 2 anelli che quindi... io dico sempre, quando l'ho fatto provare a mia madre, l'ho fatto provare a tutte, li devi chiudere come il casco della moto, no?
E che effettivamente sono i due anelli che oltretutto... E perché questo ti rende più... Più uomo. Più uomo. Certo, sì. Però effettivamente no, questo per fare un excursus sulle moto, il casco legato in quel modo è quello più professionale, cioè quelli che vedete in MotoGP si legano il casco in quel modo perché in quel modo non si toglie. Paradossalmente col click... Quindi con i caschi che hanno la cosa che fa click, sono molto meno sicuri, perché quel click di plastica si può spaccare da un momento all'altro. Invece il doppio anello, chiuso in quel modo, è... quindi quando l'ho visto... Aspetta che lo facciamo vedere direttamente. Vai. Arrivo. Tanto io qua dietro ho tutto. Sì, infatti... Scusa, è il più bello di avere... Siamo tutti in attesa, siamo tutti in trepidazione. Tira fuori le meraviglie. Gli anelli devono essere ovviamente anche quelli di un certo tipo, perché vabbè, gli anelli certo. Delle fasce di solito sono fusi in un solo pezzo, in modo da non aver giunture e quindi a trazione non danno difficoltà, non si rompono, non si aprono. Una volta si facevano con gli anelli di legno delle tende, pensate voi. Cioè, il gioco è questo qua. Se io inserisco nei due anelli, mi vedete? Apro. Sì, sì. E sfilo. Io posso sfilare, posso andare a lavorare. Sì. Ma poi, quando tiro, casomai mi rompo io, ma questo... Sì, no, è capace... Se voi nella vostra idea avete che il ragazzino cade perché si sfila la cosa, no. È capace che caschi tu perché la cosa è, ma la cosa lì non si sfila, e quella è una delle più semplici. Oltretutto si può fare, come dicevamo, con un pezzo di stoffa anche molto molto piccolo, no? È un 2,70 fino ad arrivare a quella che porto io, che è una 6 o una 7, insomma, di solito, che sono quelle più lunghe, che arrivano a un metraggio di invece la 7 è 5,20 m. In realtà esiste anche la 8, perché ci portano i gemelli. Doppio? Sì, allora diciamo che più o meno è così inizialmente. Ah, proprio doppio, come dico io, così con le mani, doppio. No, effettivamente è così. No, per esempio, davanti, di fianco, oppure uno davanti, uno dietro. Perché mi trovo bene anche con la 6, però legata in un altro modo. Poi dipende da che legatura fai, perché so che il marsupio, zainetto. Lo zainetto, in realtà io lo leggo anche con una misura più stretta. Invece, se faccio un leggo, di che bambino ci metti dentro? Perché se ci metti Alessandro che pesa 18 kg, c'è un fritto misto. C'è un fritto misto, cinema mia. Iniziando un po' a lasciare. Che ci sta, no, però ci sta, insomma, questo è tutto il mondo delle fasce che abbiamo raccontato soltanto in piccolissima parte, no? E se volete, oltretutto, voi avete sito social, tutto quanto, quindi quella non è un problema andare a approfondire, secondo me, il discorso. Esistono tantissimi tipi di fasce e tutto il resto, ma dicevamo, poi con le fasce, una volta che ho fatto 6 bambini, sono diventati tutti quanti 25enni, ovviamente a scaletta, 25enni, 38enni, che cosa faccio le fasce, oltre che a tenerle come reliquia sacra delle fasce che hanno tenuto i miei figli all'interno della... Legacy, cioè, più o meno la reliquia sacra che è nell'armadio. Dici, cosa sono, mamma, quelle? Vabbè, quando avrai dei figli te le passerò, capito? Tipo cosa. Che potrebbe essere, oltretutto. Ma come che potrebbe essere? Fai parlare, è proprio quello. Insieme. Ma che ci facciamo, insomma? Dipende da quanto ci sei affezionato, in tutti i sensi, nel senso che voi prima parlavate della borsa regalata alla nonna, c'è qualcuno che a fine percorso non lascia la fascia così intonsa com'è e la tagliuzza, e se non la tagliuzza personalmente la fa tagliuzzare a qualcuno che si spera sia competente nel tagliuzzamento, perché se no non si sa mai che cosa succede, oddio la mia fascia, aiuto! E, per creare... è stata fantastica. Non so se la conosci, Valentina Turchi è proprio, cioè, sì, fa delle cose mega galattiche, quindi... Diciamo che sono nati tanti artigiani in questo senso, perché appunto quando poi finisci il percorso, soprattutto se non è una sola la fascia che si ama, un po' più di una, in qualche modo
è anche piacevole riuscire a usare la fascia in altri oggetti e comunque continuare appunto a dargli una vita. E quindi se c'è qualcuno che me la tagliuzza, io ci posso fare qualsiasi cosa, può essere una borsa, può essere un cuscino, può essere la copertina, può essere qualcosa per me, qualcosa per il bambino, c'è qualcosa che spesso rimanga. C'è qualcuno che semplicemente la taglia e ci fa il quadretto da tenere in casa, perché a volte le fasce sono anche proprio belle visivamente, se io ho un bel design, certo che posso fare il quadrettino come fosse una tela, no? Sì. C'è qualcuno che la usa come copridivano. Conosco gente che si è foderato la poltroncina tipo Ikea, no? Mm. Avrà proprio fatto il copricuscino con la fascia, perché era la poltroncina dove allattava e quindi poi rimane. Certo. C'è anche la possibilità di lasciarla per il futuro, cioè per i figli, perché? Perché comunque, allora, dobbiamo pensare che le fasce, se voi siete un po' romantici come me, nell'intreccio, già nell'intreccio di trame ordito di cui parlavamo prima, viene intrappolato qualcosa, cioè viene registrato qualche cosa sia della lavorazione, ed è per questo anche che a me piace tanto la lavorazione artigianale, perché l'artigiano è lì, ci mette le mani, ci mette il suo amore per quello che sta facendo, la sua pazienza, questo in tutti i processi, anche poi quando cuce, quando crea proprio il portabebè. Da lì poi le fasce, sempre perché hanno questo intreccio, si dice che nell'intreccio qualcosa rimane, quindi se io uso la mia fascia tutti i giorni per coccolare il mio bambino o la mia bambina, quando ci sono le giornate meravigliose andiamo al laghetto e mi ricorderò per sempre quella giornata, e quando c'è la giornata da schifo tremenda che piangi tutto il giorno, ma domani è finita e l'abbiamo superata, tutta quella storia viene effettivamente intessuta, imprigionata un po' nella trama e nell'ordito, no? E quindi poi è difficile separarsi da quella fascia lì. Quindi se io voglio, se io ho magari anche lo spazio fisico, lo posso tenere per il futuro, per mia figlia, perché magari si fa di più per le femmine che per i maschi questa cosa, perché è ancora tradizione nostra, avere la famiglia nella visione della donna, no? E quindi io lo lascio per la mia bimba che sarà mamma e un giorno porterà. Però spesso si usa anche per gli amici, per dare qualcosa, e non è solo il prodotto, io ti do tutta la mia esperienza che è stata tutte quelle coccole che noi ci siamo fatti, tutti quei pianti che abbiamo superato. Un pezzo di cuore proprio in questo caso, nel senso, io penso a Ilenia che la regala a un'amica, cioè la persona dall'altra parte sa perfettamente che Ilenia gli sta regalando il mondo. C'ho già le lacrime. Sì, sta già piangendo. No! Preferirebbe tra virgolette, cioè dal punto di vista proprio dei soldi non è quantificabile, non si parla di denaro, non si parla di un qualcosa che tu regali che a livello quantitativo questa fascia vale tot, che poi pure lì esistono fasce che valgono qua e là e tutto il resto, ma stai dando proprio un pezzo di cuore, di esperienza. Cioè Ilenia già per fare questo ha pianto, cioè era la fascia che gli piaceva di meno, di meno no, però era, diciamo, tra virgolette sacrificabile ad oggi, capito? Che comunque il percorso è ancora, si spera, piuttosto lungo, insomma, almeno sì, quel cammino. Comunque loro due, ma Alessandro comunque a 3 anni lui la portava, stava poco in fascia, non gli piaceva tantissimo, e invece vedendo il fratello che dal primo momento è stato in fascia, lui la sta usando tantissimo. Poi in questi giorni di quarantena devo dire che è veramente consigliato, se non ce l'avete fatevi un'idea su che cos'è, potete chiamare Nicoletta e chiedergli come si può comprare, come no, si qualsiasi può cosa, qualsiasi fa cosa, fa la tutto, la taglia, la cucina, fa tutto lei. Sì, quindi vi può aiutare da 0 a 100, ma perché in questi momenti sto notando che sta diventando molto efficace, quasi indispensabile. Noi le fasce ce le abbiamo montate addosso quasi tutto il giorno, in poche parole, cioè nel senso che due bambini piccoli che sono costretti a stare dentro casa tutto il tempo hanno bisogno sicuramente di contatto umano per essere tranquillizzati, hanno bisogno di una coccola in più, hanno bisogno di rilassarsi, e la fascia, nel nostro caso almeno,
questa cosa la fa e quindi è importante. È proprio difficile lasciarle andare dopo, cioè nel senso che io anche sto vedendo che in questo momento non le darei, tra virgolette, a nessuno, non ci farei niente. Oltretutto io non sono una persona molto attaccata alle cose di solito, però effettivamente sono un ricordo. Perché bello quando diceva trama e ordito, trama e ordito, ho pensato a un libro. Sì, in realtà no? Sì. Trama e ordito, non so se... Sì, amore, dove sono? Quell'altro si è alzato. E tra me ordito ho pensato a un libro, cioè nel senso, no? Quindi a un raccontare una storia. In realtà è un raccontare una storia insieme, se vogliamo vederlo dal punto di vista poetico. La nonna è stata molto contenta di avere, per esempio, questa fascia perché aveva portato tutte e due i bimbi. E quindi avere una borsa che lei si porta appresso tutti i giorni, che all'interno abbia, no, questa fascia e tutto il resto, effettivamente è interessante dal punto di vista proprio quello che ci piace a noi, no? Perché parliamo di storie sostenibili anche dal punto di vista sociale, non per forza ambientale. Quindi abbiamo la fibra naturale, tutto quello che vogliamo, una lavorazione fatta a mano, no? Una consulenza fatta in un certo modo e tutto il resto, ma poi in realtà abbiamo una trama, un ordito, cioè una storia, una narrazione all'interno della cosa che la rende un pezzo unico al mondo, non per il suo valore di denaro, ma per il suo valore emozionale. Questo è straordinario. Ecco perché noi stavamo cercando qualcuno che ci parlasse di fasce, proprio per questo, perché eravamo in trepidazione da tempo. Abbiamo quasi detto, mo ne parliamo noi, perché la gente, secondo me, i nostri follower, i nostri lettori, come vogliamo chiamare, i nostri lettori sono secondo me molto interessati, no? A questa tipologia di cose, perché poi chi si approccia al mondo sostenibile effettivamente già ha un occhio, no? Che no, va comunque in quella cerca direzione. Di vivere la vita in un altro modo, quindi... in un modo sostenibile. E vivere in modo sostenibile, sinceramente io quando vedo la gente col passeggino che cerca di far addormentare il bambino, dico, oddio, ma pure io facevo così prima, cioè nel senso cercavo di farlo dormire dentro il passeggino. Invece adesso io dico, scegli la fascia, e lui si sceglie la fascia e se la mette a tracolla. I tuoi figli hanno sempre odiato il passeggino, non ti preoccupare. Sì, infatti l'hanno sempre odiato. Ma avete cercato le fasce. Come ultima cosa, parliamo invece della malattia delle fasce, nel senso che parliamo del fatto che poi diventano una malattia e un'ossessione. È né una malattia né un'ossessione. Più o meno, no? Nel senso che... Non riconosciuta. Però effettivamente esistono vari tipi di fasce. Aspetta che... Ecco, va la mamma. Hanno vari tipi di fasce, più che altro anche che sono i cosiddetti unicorni, ci sono i cosiddetti, no, le fasce trovabili che vengono prodotte soltanto in un certo modo per un certo periodo, poi non vengono prodotte più. Sì, questo è un altro argomento, però hai selezionato gli argomenti un po'. No, queste sono le mie domande, perché mi fanno legna, mi si gira e fa, beh, questa costa così perché... è un unicorno. E io tu inizi a vedere gli arcobaleni e gli unicorni, ma in che senso? Beh, allora lei si mette a spiegarmi, no, perché quella fascia è una fascia particolare. Beh, non sempre in realtà, però no, certo. Ci sono tanti motivi per cui possono diventare unicorni, perché possono diventare costose o perché possono diventare particolarmente importanti per una persona. Magari semplicemente perché, pur non essendo una fascia meravigliosa o che non era neanche troppo in tiratura limitata, era la fascia del giorno in cui è nato il mio bambino e non lo sapevo i tempi, quindi poi faccio di tutto per... Allora, dietro questo... c'è di tutto, appunto, cioè c'è effettivamente, secondo me, un po' di mania, sì, perché diventa un po' quasi un'ossessione femminile, di nuovo prettamente femminile. Anche maschile, perché io la mia fascia, ho un unicorno oltretutto. Beh, più o meno, un'edizione limitata, cioè nel senso... Però ti è affezionato a una, cioè il problema delle donne, diciamocelo, è che spesso hanno questi stash immensi, cioè io ho questo, però questa è la mia produzione, quindi posso anche cavarmela, però abbiamo spesso questo acquisto ossessivo dell'ultima fascia meravigliosa,
E questo, secondo me, copre un po' quello che stavamo dicendo, perché se io ho 10 fasce, dipende anche quanto le uso, però se ho 10 fasce magari non ho lo stesso vissuto con la fascia che ha coccolato così, che è stata usata così. Non sempre, dipende da caso a caso. Io non sono neanche totalmente contraria a chi compra la fascia da 1000 euro perché... Oh, ci sta, c'è chi compra il trio che costa 2000, perché non posso comprare magari quella fascia bella che mi piace per colore, per composizione, eccetera, ed è la mia fascia, va benissimo. Quindi tutti possono fare qualsiasi cosa. Diciamo che fino a un certo punto è una ricerca personale, perché è appunto quella fascia bellissima, meravigliosa di cui mi sono innamorata, poi a volte diventa un po' ossessivo, secondo me, e di nuovo dal punto di vista del commercio, il commercio ci gioca in questo, nel senso che le case che mandano fuori 2 fasce o 10 fasce in un certo modo e solo 10 fasce, a volte, ve lo dico proprio da produttore, non c'è la fibra, cioè se io riesco a trovare una rocchetta di quella seta particolare o di quella fibra particolare che poi non riesco più a trovare, anch'io delle limited edition, perché poi non so più se domani riuscirò a trovare. Certo. E non sono assicurate, perché anche il mercato del filato è abbastanza discontinuo. Però a volte è proprio una strategia, no? Io la faccio viola e ne faccio solo 2 viola, così chi la vuole viola poi il prezzo crescerà. È una legge dell'offerta del mercato. Sì, no, è un po' di marketing. E io sono rimasto strabiliato, oltretutto è un mondo molto attento anche a queste cose, perché sono rimasto strabiliato che ci sono delle aste, tra virgolette, dove tu... praticamente stai, come dire... Sto sfasciando proprio il mondo. Dove tu... In realtà, no, Elena mi fa, no, mi piace questa fascia, però mi devo iscrivere, cioè devo dire che a me piace questa fascia, devo dare la mia partecipazione, e poi mi estrarranno per sapere se mi danno la fascia. E io ho pensato, beh, gratis, cioè di solito quando vai a estrazione, no, le 2 che vincono, l'una che vince, le 10 che vincono, prendono la fascia gratis o a un prezzo scontato. Questo più o meno dice il marketing del resto del mondo, è più o meno così. Invece no, lì vieni, no, tu devi vieni estratto per pagare la fascia. La tua fascia è frutto di... No, è frutto... No, io non sto dicendo questo. Poi tutti i nomi particolari, no? Unicorno, quello, quell'altro. Però... Perché così in teoria non ci dovresti capire niente. Certo. Però effettivamente... Missione fallita, miseramente. Ci sono azioni di marketing, ma è un mondo molto attento, molto proprio quasi da collezionismo poi a un certo punto diventa, no? E quindi viene estratto per poter riuscire ad acquistare quella fascia lì nello specifico. Ah, e là mi viene quella mail, ecco, ci hanno selezionato, capito? Devo pagare entro tot. È assurdo da un certo punto di vista, ma dall'altro punto di vista lo comprendo bene. Poi ovviamente il costo di una fascia parte anche dal... come dicevi tu, dalla fibra. È ovvio che più una fascia qualitativamente... ha all'interno, no? Comunque delle fibre buone, viene fatta in un certo modo, avrà un costo superiore. Ci sono anche fibre, come dire, più preziose, tra virgolette. Certo. Nel senso, comunque, se parliamo, ma come qualsiasi cosa, come sì, qualsiasi sì. Il maglione, se tu vuoi il maglione di cashmere, ci avrà un costo, se vuoi il maglione di viscosa piuttosto che di acrilico, la teoria vorrebbe che c'ha proprio un altro costo, poi. Certo, poi non è proprio così. Non è così, però effettivamente un conto è che tu metti il cashmere addosso, ci avrai un determinato risultato, un conto è che metti una robaccia. Okay. Sì, diciamo che il prezzo tendenzialmente dovrebbe dipendere, ma poi sappiamo che non è così, ma per qualsiasi cosa. Il prezzo dovrebbe dipendere dalla fibra che si sceglie, dal colore, anche il colore, perché per esempio è difficile farlo passare, ma un colore molto forte, molto carico, è molto più costoso di un colore pastello, dalla tessitura, da alcune tecniche tessili, magari perché sembra, 2 fasce sembrano molto simili, ma magari una è fatta con un filo molto più sottile, molte più battute, quindi si lavora molto di più su quella fascia, piuttosto che la sorella con meno battute, un filo più grosso. E poi c'è tutto il resto, c'è il merchandising, c'è tutta la parte la mia, extra. La mia
è di Star Wars, quindi che te lo dico a fare, cioè nel senso che è ovvio che c'è, c'è anche una questione poi legata a tutto l'extra, insomma. Però a noi piace più appunto cercare un qualcosa che sia invece di naturale, sì, di, no, deve, cioè, deve essere artigianale, sì, magari. Ma poi non è detto che non ci sia il marketing, cioè nel senso c'è in tutto, no? C'è anche anche nel super artigianale, super di naturale, tutto quello che vuoi, ma ci sarà anche un tot di marketing finale che comunque parla anche di far vedere un prodotto, no? Assolutamente. Poi, guarda, da quel punto di vista, a volte quello che voi dite non lo fanno le aziende produttrici di fasce, anzi, spesso tutta la dinamica dietro sull'acquisto, rivendita, sull'unicorno, sulla scarsità delle fasce, sul pompare un pochino magari una fascia, viene da, non direttamente dal venditore, ma da gruppi, da rivenditori ma non produttori, cioè non è determinato a monte, quindi già dalla creazione. Okay. A volte invece sì, perché ci sono effettivamente poi delle marche che lavorano molto su, non lo so, domani, giorno tal dei tali, verranno emanate dal nostro sito X fasce, se voi non fate il refresh ogni 10 minuti non riuscirete mai a prendere. Fatto anch'io, non è che io sono strana, anch'io l'ho fatto, fidatevi. Io lavoro poco così, ma questo, cioè, questa è una, di nuovo, è una scelta, io non sono particolarmente avvezza a queste dinamiche di marketing, e poi a un certo punto io mi sfinisco, cioè, come essere umano, come persona, come donna, anche io non so, lo vedete, non sono la modaiola, sono molto alla buona, quindi non ci sto dietro, faccio proprio fatica fisicamente a starci dietro. Però ecco, è quello da premiare, cioè la concretezza poi fondamentalmente. Sì, dovrebbe essere la base. Esatto, comunque. Dietro anche al, tra virgolette, al marchio, cioè nel senso, io so che se comunque mi affaccio su questo mondo e sceglierò una fascia Amrita, sicuramente avrò Nicoletta, che è una persona pratica, concreta, e che nel momento in cui mi dà un consiglio e mi propone un acquisto o mi sta vendendo qualcosa, so sicuramente che c'è questo, non c'è moda, non c'è una serie di, come dire, di cose in più che comunque non sono fondamentali, sicuramente c'è una la base per avvicinarsi. Eccoci. Secondo me è la base per potersi avvicinare a questo mondo e per poter farlo comunque nostro, cioè il fatto che appunto parlo con una persona che è una persona vera, concreta, e sì, no, questo, cioè, questo sì, sì, è tutto la il base. Resto è semplicemente la parte, come dire, più divertente tra virgolette, sì, che vabbè, ti fa passare, il mondo che c'è dietro tutto quanto, diciamo che nel resto ci accedi quando sei già una portatrice di, certo, quelle, di quella guerrite, e quindi poi il resto è un po' il gioco che sta dietro le fasce, è il collezionismo, perché se io, cioè, se io sono una scrittrice, a me piace tanto scrivere, io compro la Bic da, o anche una marca ancora più bassa, da 10 centesimi, e riesco a scrivere tutti i libri che voglio, tutte le poesie che voglio. Diverso è, io sono una scrittrice, però colleziono biro, penne particolari con l'inchiostro tal dei tali che costano magari X. Sono diversi concetti, non bisogna. Allora, l'unica cosa forse importante secondo me è che chi guarda dall'esterno a volte confonde, secondo me, proprio il mondo del portare con quelle pazze invasate che fanno le aste. No, ah, aspetta. Esatto, è quello poi. No. Dovrebbe passare, no, il messaggio della, no, serie. Portare è una cosa sana. Poi c'è la parte, no, infatti, ludica. No, infatti c'è la parte abbiamo parlato di tutto quello che riguarda la fascia, e poi come penultima domanda è la mania di comprarsi la fascia di qua e di là, perché poi c'è pure la parte ludica e la parte divertente dietro alla cosa e tutto il resto. Siamo in quarantena, se non ci divertiamo così, Invece, Nicoletta, passiamo alla parte tecnica, visto che siamo sul finale. Voi avete, tu hai la possibilità ancora di vendere alcune fasce, di spedirle, quindi di fare? Sì. Io in questo momento non ho la possibilità di tessere cose nuove, quindi le cose, le bobine che finiscono per il momento, finiscono. Per il sono momento, magari. Edition. Esatto, sono adesso sono tutte limited edition. Tutte limited edition.
Però sì, sì, io sono operativa anche perché passo le mie giornate così, poi io sono una che non è troppo capace di stare ferma e quindi assolutamente cucio, assolutamente sto dietro alle richieste, sto facendo anche molto dal punto di vista di video e di consulenza, anche certo. Proprio video che rimangono lì, così chi magari non ha voglia di farsi la consulenza va un po' su YouTube e studia in autonomia. E quindi sì, assolutamente, è tutto operativo da questo punto di vista. Dopo una settimana di fermo totale delle consegne, anche i corrieri sembrano funzionanti. Quindi. Allora, Nicoletta, così noi possiamo dire a tutti quanti che ti possono contattare ovviamente su tutti i tuoi, sicuramente, social, sito internet, poi tanto noi mettiamo tutto quanto nel link di solito nei commenti, quindi ti possono trovare dappertutto. So che ti arrivano tanti messaggi e tante cose, quindi rispondere è dura, ma Nicoletta vi risponderà comunque a tutti quanti. E ci vuole solo un po' di tempo, ma con lei potrete veramente affrontare anche il discorso, non abbiate paura di affrontarlo anche da zero, cioè nel senso, anche se non siete persone che già portano o non avete mai visto una fascia, anche se in questa difficoltà, insomma, di non potersi vedere, con Nicoletta potete affrontare sia la tipologia di fascia che potete magari acquistare, con tutta la consulenza dietro per riuscire a fare le prime legature e tutto quanto, quindi dalla vostra fascia. E da Sekkei è consigliatissimo utilizzare una fascia, consigliatissima ovviamente Nicoletta per fare questo passaggio, se no non sarebbe qui con noi nell'armadillo parlante, però provatela, nel senso, non per forza dovete acquistare 200 fasce, non per forza dovete diventare ossessive compulsive nell'acquisto delle fasce, ma non si sa, questo proprio decidetelo voi. Non per forza, però l'approccio, secondo me, le cose vanno provate poi nella vita, soprattutto in questo momento di cambiamento, dobbiamo capire che forse qualche cambiamento potremmo anche farlo anche sotto questo punto di vista. E per il resto ti ringraziamo. Grazie a voi, anche della chiacchierata, del passaggio insieme di questo tempo in allegria, parlando di cose che insomma ci fanno un po' stare bene, dai. Ok, e allora ripeto che trovate tutti i suoi contatti quindi qui sotto senza problemi, e finalmente abbiamo un armadillo parlante con Ilenia, non ci hai fatto vedere manco una fascia tu, le sue le abbiamo viste tutte. Però io ho una chicca. No, lei non ci ha fatto vedere. Adesso Nicoletta ci tira fuori un paio di chicche. Una o due, dai. Che così valutiamo i prossimi appunti. Una o due, dai. Voi avete bambini pesanti? Siete tutti semi pesanti in questo momento? Uno 17 kg e l'altro 8,5. Quindi sì. Siamo già su... si toglie le cuffie e va. Allora, due chicche. Arrivo con le chicche. Perché io tra l'altro sul sito avevo adocchiato una Penta Blend che era un qualcosa di... Senti, Penta Blend. È qua. Presa, visto? Che è qualcosa... Aspetta, che per fartela vedere però è un po' difficile, ma... riuscite a vedere. Che bella trama. È il Penta Blend. Bella. Sì, no, io al Penta Blend sono tanto affezionata. Questo è l'Elemental... Guarda, facciamo così, tanto che parlo la vedete direttamente. No, io questa sono molto affezionata perché è proprio la tipologia di cui parlavamo prima, quindi è la non trattata, non sbiancata, perché anche le fasce bianche non è detto che non abbiano all'interno schifezze, non sono solo i coloranti il problema, ma a volte anche lo sbiancante. Esatto. Se voi la vedete nuova è un pochino più scura rispetto a questa, perché questa è quella che uso in fasce te, che è già lavata, e più volte, e quindi poi piano piano un pochino le fibre naturalmente si sbiancano. Questa è un Penta Blend perché è cotone, lino, canapa, bambù, ortica. Io lavoro tanto con le fibre lignee, a me piace la sensazione di strong, di una cosa che stia lì bene, non troppo strong però, perché la canapa per me è troppo, per me personalmente, c'è tantissima gente che ama la canapa, ma per me è una fascia di 50% canapa già inizia a essere un po' troppo. E questa qua è bella perché è sottile, perché è un 2,38 di grammatura, non ha una grammatura altissima,
ma tiene. Potresti portare legna se volessi. Non so quanto pesa legna, penso un po' più di 17 kg. Questo è molto un grande scarico. Un'altra cosa figa è noi, per esempio, per domarle, si dice così, sì. Noi ci facciamo l'amaca e testiamo due cose insieme, perché l'amaca la facciamo sul nostro tavolo di legno, di cartone. Sono questi tavoli di cartone, quindi noi testiamo l'amaca mettendoci dentro, l'altra volta ci sei seduto tu sopra, no? Hai fatto fare la cosa e tutto il resto, quindi sulle cose, sì, e testiamo anche il tavolo, perché quindi il tavolo regge la cosa e tutto quanto è. E abbiamo fatto pure dei video che poi, però in qualche gruppo forse li abbiamo messi sulla... Non sulla so se cosa. L'ho condiviso sul gruppo. No, sul gruppo della famiglia dell'armadillo, il nostro gruppo della cosa, l'abbiamo messo l'amaca sul tavolo di cartone, perché anche noi lavorando con le fibre, in realtà il cartone, molti non sanno che ha la particolarità di essere anche lui tramato in realtà quando è all'interno dell'onda, insomma, del cartone, e tende a fare un po' come si flette, no? Quindi fa un po' così, ma non si rompe. Quindi anche sotto un grande peso, magari vedi il tavolo che inizia a fare così, no? Magari un pochettino si muove, non è fermo, quindi non è come un tavolo di ferro, un tavolo di legno, ma si muove, ma non si rompe, non è dalle nostre sedie non è possibile cadere, paradossalmente, cioè sono talmente elastiche che si possono rovinare col tempo, ma caderci o romperle, vabbè, sfasciarle tempo, con molto tempo, ma sfasciarle non è proprio possibile, anche tu ci vai con una mazza sopra, è proprio difficile, capito? Ecco perché ci ritroviamo in tutto questo discorso di fibre e del fatto che reggano e del fatto che sono, no, della loro elasticità e tutto quanto. Dopo questo excursus su una secchia, e che poi trovo molto belli i collegamenti, no? Anche quando facciamo gli armadilli parlanti, di solito troviamo sempre un collegamento tra il lavoro, no, della persona che è armadillo parlante e il nostro, perché poi alla fine ci sono anche delle assonanze che sono proprio a livello fisico. Tutti torniamo a lavorare una fibra, lavorarla fatta a mano, con una certa idea dietro, no? E questo secondo me è la parte bella di questo lavoro, insomma. Sì, ma poi guarda che di solito chi apprezza un certo tipo di creazione lo apprezza da diversi punti di vista, su diverse sfere, diversi ambiti, quindi cioè, se voi vedete dietro, io amo il legno, non vi conoscevo prima, bisognerà parlare di espositori in cartone, però io non ho la libreria o le mensole fatte di metallo, io ce l'ho in legno, perché... A me piace tutta la creazione, e quando ho montato queste cose con mio marito in casa, cioè, c'era proprio il profumo della resina, e è una cosa che poi ritrovi nella, non so, può essere nella fascia di canapa, nella fascia di lana, che hanno quel profumo particolare perché è la fibra, piuttosto che nella tenuta di un determinato elemento, che può essere la fibra, può essere il cartone perché è ondulato, può essere il modo in cui si dispongono le fibre del legno piuttosto che i nodi. Cioè, spesso chi fa una scelta di questo tipo di lavorazione e anche di materia prima, poi ama farlo effettivamente su tutta la linea. Assolutamente, ci troviamo totalmente linea, anche noi poi... Vedi, come finitura utilizziamo anche noi il legno, comunque legno e cartone sono sempre all'interno del nostro mondo. Quindi io ti ringrazio ancora, grazie di averci fatto... Manca la seconda chicca, aspetta. Ah, aspetta, vediamo se hai indovinato, qual è l'altra? Ne hai un'altra che avevi visto, no? Se no vado io ce l'ho qua. Ce n'ho un'altra che avevo adocchiato, però era proprio per l'inizio, perché era quella con misto bambù. Ha un disegno di onde, adesso non mi ricordo. È quella che uso sempre. Io quando insegno uso quella, quando faccio video uso quella, il 99% delle volte uso quella. Sì, guarda che qua anche lei, arriva anche lei. Che sta fa quella? Liss. Perché è per l'inizio questa? Perché mi siamo
No, in realtà perché parlando in consulenza con insomma, Roberta, la mia consulente, Riccardino è nato il 27 luglio e lei appunto mi diceva becca qualcosa con un'alta percentuale di bambù perché altrimenti muori di caldo, nel senso che il bambù ha questa fantastica funzione, comunque questa capacità di avere un'alta capacità igroscopica e quindi tu praticamente vai. Ha studiato, ha studiato. Sì. Senti, la conoscenza Ha si è mettendo studiato. una stanza qui. Ci ho passato 2 mesi di gravidanza per cercare la fascia, in realtà. E quindi mi ha detto, beccane una, insomma, con un'alta percentuale di bambù perché d'estate ti troverai a non lasciare, a non mollare questo percorso, perché il fatto che comunque sudi e schiatti di caldo con il tessuto addosso ti potrebbe portare a lasciarlo. Tu non ti preoccupare, questo non accadrà, anzi se vuoi vieni il giorno Vai. del parto, non ti preoccupare, non ho problemi, vieni, noi lo leghiamo ancora prima che nasce, quindi anzi qualche volta l'ho legata alla pancia in effetti, perché questa gravidanza è stata un pochino più importante perché comunque il 27 luglio Mamma era mia. veramente caldo e poi comunque c'era già Alessandro che aveva 3 anni, quindi insomma devo dire che è stata impegnativa, insomma, quindi il supporto delle fasce è stato ancora Importante. prima che, sì, che Riccardino nascesse, ecco. No, ti chiedevo perché, allora, quello che hai detto assolutamente, nel senso che il bambù è molto igroscopico, ha ragione, assorbe tantissimo, ma rilascia anche velocemente, perché per esempio la lana è un'altra fibra che assorbe tanto, tanto l'umidità. I nostri nonni mettevano la maglia di lana in tutte le stagioni per assorbire sudore, però rimane molto più bagnato, invece il bambù rilascia più velocemente tutte le altre fibre, quindi rimane più asciutto. Ti chiedevo perché dici dall'inizio, perché c'è questa voce che piano piano sta scemando nel mondo del portare, del fatto che il bambù non tiene, è poco sostenitivo, ma per il motivo che dicevamo prima, perché il bambù che è circolato di più è la cellulosa, Sì. la viscosa di bambù, e quindi è un po' cedevole, perché? Perché costava meno, perché costa Certo. meno della fibra pura, mentre invece la fibra pura è più sostenitiva del lino, quindi scarica moltissimo il peso. Se già si va su una fascia di, non so, 2,40 di grammatura, si può usare anche proprio con un bambino pesante. Questa è 200 di grammatura, si vede un pochino che è sottile, molto morbida, però effettivamente è una di quelle che d'estate va di più perché è morbida, è fresca. E perché si sente poco addosso? Perché se voi pensate di nuovo al discorso che facevamo all'inizio, in Africa con cosa portano? Con la tela di cotone, con le stoffe molto sottili, sarebbe impensabile Beh, no, portare certo. con un 300 di grammatura. E da noi sta iniziando a fare sempre più caldo, le estati stanno diventando molto più calde, quindi anche noi dobbiamo un pochino adattarci, cioè la grammatura 400 è pressoché impossibile da usare d'estate. Io ho provato a usare questa grammatura in Indonesia, e ce l'ho fatta, però era una fascia corta, era una 2, perché di fare un triplo sostegno con il caldo umido sarebbe stato improponibile, infatti poi spesso le loro legature sono molto corte. E questa è così, questa 55% di fibra di bambù si chiama Karukera, e Karukera è l'isola delle belle acque, perché in realtà è stata dedicata a Guadalupa, che è un'isola, sapete, ok, Sono sapete. stato, io sono stato in tempi non sospetti, ancora non stavo con lei. Io non sono stato, ero piccolino. Io no. Anch'io sono stata in tempi non sospetti, non stavo ancora con mio marito. Pensate, Ecco. vedi, deve essere l'isola che. A posto. Però è molto, sì, questa è molto avvolgente, è una fascia che va bene come prima fascia, perché tiene bene, perché comunque si può usare per un po', nel senso che se io uso una fascia lunga, una taglia lunga, non è che devo avere una grammatura altissima, quindi posso comunque portare un bambino fino all'anno. Certo, magari non è la prima fascia consigliata per un bambino di 17 kg come il vostro, però se sono in estate e ci sono 40 gradi, anche sì, ecco. Anche E poi sì. il bambù viene usato anche comunque in grammature più alte, sempre essendo fresco per l'estate, anche per i pesi un po' più importanti.
La cosa bella, Nicoletta, è che noi potremmo, cioè, se ti lascio qui, Ilenia, potremmo andare avanti No, anche voglio vedere chiaramente l'ultima, poi la per lasciamo andare. ore, poi ti lasciamo andare perché effettivamente diventa lunga, se no. Scusa, quando la becco una produttrice, cioè, voglio dire, è una roba, no? Non ci posso parlare. Non... Ascolta, se vuoi possiamo fare un altro incontro. Solo lei e mi vede a chiacchierare della cosa. E ti parlo di grammature, di fibre, di non so, Mi fa scegli, fai vedere, una lista. si sfodera tutto quello che è lì Perché la su. parte tecnica me la sono studiata, voglio proprio vedere cosa c'è. Sì. No, beh, sarebbe bello. Io sto organizzando in realtà tutte le persone con cui stiamo facendo questi live, gli Armadilli Parlanti, poi le vogliamo andare a trovare. Cioè, nel senso, ci piacerebbe proprio fare Ci scarcerano. se ci scarcerano, ci piacerebbe fare, insomma, un passaggio a fare poi invece dei video reali, insomma, e conoscere tutte le persone che molte non le conoscevamo dal punto di vista proprio fisico, e quindi sarebbe interessante. Quindi potresti avere l'opportunità anche di vedere direttamente. Toccarle. Esattamente. Quindi ci sarà sicuramente luogo e modo. Quindi, Nicoletta, io ti ringrazio per l'ultima volta. Lo so che non te rimarrà con la curiosità dell'ultima, non gliela far vedere, perché devi rimanere con la curiosità. E grazie. Solcherò il sito. Solcherà il sito. Poverino il tuo portafoglio. Grazie mille di essere stata con noi. Questo è un Grazie a argomento voi. fantastico e siamo stati contenti, insomma, di averti qui all'Armadillo Parlante. Gentilissimo. Grazie mille a voi. Ciao Nicoletta. Ciao.